La storia della matita di Paolo Coelho. Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo la lettera. A un certo punto gli domandò: "Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me?" La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote: "È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante delle parole è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu quando sarai cresciuto." Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunché di speciale. "Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita." "Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità. Se riuscirai a trasporle nell'esistenza, sarai sempre una persona in pace con il mondo." Prima qualità. Puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che guida i tuoi passi, Dio. Ecco come chiamiamo questa mano. Egli deve condurti sempre verso la sua volontà. Seconda qualità. Di tanto in tanto devo interrompere la scrittura e usare il temperino. È un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita, ma alla fine essa risulta più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori. Ti faranno diventare un uomo migliore. Terza qualità. Il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di negativo, anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia. Quarta qualità. Ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa. Dunque presta sempre attenzione a quello che accade dentro di te. Ecco la quinta qualità della matita. Essa lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà una traccia. Di conseguenza impegnati per avere piena coscienza di ogni tua azione.